In realtà dovevo continuare un attimino a raccontare la terza parte della mia esperienza, che era quella all'età adulta nei Testimoni di Geova fino alla fuoriuscita da essi e cosa ha comportato fuoriuscire dai Testimoni di Geova in età adulta, come è successo per me. Ma ho preferito un attimino lasciare quell'argomento e prendere un argomento che serve proprio a mettere un punto o dei punti su delle verità e su delle falsità che vengono dette sui Testimoni di Geova. Questo perché come abbiamo sempre ribadito e detto, noi attivisti che stiamo portando avanti una causa importante a livello parlamentare vogliamo essere credibili e in nessun modo vogliamo essere additati come quelli che inventano qualcosa. Verità, falsità per quanto riguarda l'aspetto economico nei Testimoni di Geova. Oggi, ahimè, mi sono dovuto un attimino scontrare con un utente di Facebook, in quanto questo utente insieme ad un'altra asserivano che nei Testimoni di Geova è obbligatoria la decima, è obbligatorio contribuire con la decima dello stipendio. Innanzitutto spiego cosa significa la decima. Contribuire con la decima significa che c'è all'interno di un'organizzazione, qualunque essa sia, un responsabile che prende la tua busta paga e in base al tuo stipendio decide quanto devi versare obbligatoriamente come contribuzione. Cioè, la decima parte del tuo stipendio è obbligata ad andare a questa organizzazione. Nei Testimoni di Geova funziona così? Assolutamente no. Questa è una falsità. Nei Testimoni di Geova non è imposta nessuna decima. Nei Testimoni di Geova esistono le contribuzioni volontarie, che forse potrebbero essere anche peggio della decima, perché uno può mettere molto di più della decima parte di uno stipendio. Ma per smentire questa notizia della decima sono costretto a leggervi pari passi in che modo accettano le contribuzioni i Testimoni di Geova attraverso il loro sito jv.org, perché quella è la verità. In questo caso non è il sentito dire del quello mi ha detto che nei Testimoni ce la dice, ma quindi io prendo per vero quello che mi ha detto quello. Assolutamente non è così. Ci sono stato circa 30 anni nei Testimoni di Geova perché sono quasi cresciuto e nessuno ha mai chiesto la busta paga a nessuno per stabilire quanto uno doveva contribuire. Contribuzioni senza condizione. Ecco come si contribuisce. Contribuzioni senza condizione. Contribuzioni soggette a condizioni, offerte che si possono pianificare. E adesso andiamo a vedere cosa significa contribuzioni senza condizioni, contribuzioni con condizioni e offerte che si possono pianificare. Contribuzioni senza condizione. Si possono effettuare contribuzioni tramite bonifico bancario, carta di credito o carta di debito. In alcune filiali è anche possibile utilizzare il sito jv.org e o altri siti dedicati. Possono essere inoltre contribuzioni in denaro, in gioielli o altri oggetti di valore.
Anche le imprese possono effettuare contribuzioni a favore della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Dovrebbero essere accompagnate da una lettera che spieghi che si tratta di una contribuzione senza condizione. Per avere informazioni in merito e a come contribuire, è possibile contattare direttamente la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Contribuzioni soggette a condizioni. Consistono in contribuzioni in denaro di cui il donatore può richiedere la restituzione in caso di necessità. Per esempio, io oggi ho voglia di donare a quest'ente 100.000 euro, però mi voglio riservare, casomai domani non c'ho più disponibili questo 100.000 euro, gli dico: guarda, io te li do, però se ci avrò bisogno me li dovete rendere indietro. E dovrebbero essere accompagnate da una lettera che spieghi che si tratta di una contribuzione soggetta a condizioni. Per maggiori informazioni vogliate contattare la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Offerte che si possono pianificare. Oltre alle contribuzioni in denaro o oggetti di valore, ci sono modi in cui si può contribuire per promuovere l'opera del Regno in tutto il mondo. Tra questi ci sono assicurazioni, cioè la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova può essere designata quale beneficiario di una polizza d'assicurazione sulla vita o d'altro genere. Titoli: si possono trasferire alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova titoli azionari o obbligazionari come offerta senza condizioni. Beni immobili: beni immobili che si presentino determinate condizioni possono essere donati come offerta. Però prima di intestare qualsiasi bene immobiliare, mettetevi in contatto con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova o con la filiale che cura l'opera nel vostro paese. Testamenti e lasciti: beni o denaro possono essere lasciati alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova mediante un testamento legalmente valido. Per ulteriori informazioni potete contattare per iscritto per telefono la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, filiale dei Testimoni di Geova che cura l'opera nel vostro paese. Cioè, nel loro sito, in maniera chiara, loro spiegano come si contribuisce. Nelle congregazioni, come avvengono le contribuzioni? Nelle congregazioni ci sono delle cassette proprio come ci sono nella Chiesa Cattolica, dove uno fa l'offerta che desidera di fare. È ovvio che naturalmente mensilmente vengono fatti degli annunci in cui si specifica che ci sono state determinate uscite, in cui si specifica che ci sono nuove disposizioni, in cui si specifica, cioè ci sono queste cose, queste richieste di denaro, ma nessuno, lo dico e lo sottolineo, non c'è nessuno nei Testimoni di Geova che chiede la tua busta paga e ti fa un conto di quanto devi contribuire in base allo stipendio che prendi. Asserire una cosa del genere, dire che nei Testimoni di Geova si lascia la decima, è una falsità. E noi che vogliamo stabilire l'ordine delle cose, siamo contro le falsità. Non c'è bisogno di inventare qualcosa che non esiste per perdere la credibilità. Poi noi ci sono tanti fatti reali. Oggi, per esempio, nell'aiutare Stefano Fideri, che sta facendo la raccolta di testimonianze, e ho deciso di dargli una mano fornendogli del materiale importante, facendo delle ricerche, e gli ho fornito un po' di documentazione che può essere depositata. Ho scoperto che, per esempio, un sacco di gente è morta perché ha rifiutato la trasfusione di sangue. Ma questo è il problema? No, in molti casi questa gente che è morta rifiutando la trasfusione di sangue
Si sono tenuti dei processi veri e propri contro dottori, perché i figli magari hanno denunciato i dottori, e poi sono stati assolti i medici, in quanto c'erano dei documenti firmati da quella persona che sollevava i medici e diceva che era lei che rifiutava il sangue, quindi sono stati assolti giustamente quei medici. Ci sono casi in cui magari in incidenti stradali persone che hanno visto morire o sono venuti a conoscenza che durante un'operazione la persona che ha investito è morta e quindi automaticamente hai subito un processo per omicidio, per poi scoprire al processo ed essere assolto giustamente che quella persona non è morta per colpa tua, ma perché non ha accettato la trasfusione di sangue. Vedete un po'? Cioè ci sono i punti. Ci sono i punti veri, le nefandezze, dove le falle di questa organizzazione di cui si può parlare. Parliamo di quelle, delle cose vere. Parliamo di quelle, delle cose vere. Non inventiamo però storie. Non è di nessun beneficio. Non fa bene a nessuno inventare storie. Ci si dà con la zappa sui piedi. Se domani l'ufficio legale vuole intentare una causa contro un'apostata, perché quell'apostata ha detto delle cose false, perché in quel caso quando uno inventa delle cose e dice delle cose false, in quel caso la parola apostata gli si addice alla grande, gli si addice alla grande. E quell'apostata poi viene scoperto attraverso il loro materiale che davvero non ha detto una bugia, quello dovrà pagare. A livello economico dovrà sborsare e nello stesso tempo, per causa di quello, perdono credibilità le persone oniste. Ecco perché io, nel gruppo del quale sono moderatore su Facebook, ho deciso insieme agli amministratori, Filippo e Alex, che ci debba essere un filtro di quello che deve entrare e quello che non deve entrare. Perché? Perché non possiamo, non siamo una spugna che dobbiamo assorbirci la parte buona e anche la parte marcia. No, noi vogliamo dare, e anche sul mio canale, voglio dare agli utenti qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso che però non sia qualcosa di falso. Non sia una notizia gonfiata come la notizia che è uscita qualche giorno fa di un sorvegliante che si era dissociato. Perché dare queste notizie fa danni, fa perdere di credibilità a chi ci sta mettendo invece la faccia per cercare di cambiare in bene un qualcosa. Ecco perché oggi mi sono ritrovato a fare questo video e ad abbandonare un attimino la mia esperienza che stavo raccontando, perché dovevo smentire con le prove proprio la notizia che nei testimoni di Geova si dà alla decima. Non è così. Come smentisco la notizia del sorvegliante che si è dissociato. Non è vero. Detto questo, l'invito che vi rivolgo è quello di partecipare nella raccolta di testimonianze da dare ai parlamentari. Stefano sta facendo questa raccolta, non la chiediamo noi, non la chiede Stefano, non la chiede Mimmo, non la chiede Giuseppe, non la chiede Filippo, non la chiede Alex, la chiedono i parlamentari. Perché? Perché la legge è pronta, però va nutrita, deve prendere valore, peso, e il peso lo si prende con le dichiarazioni, con i fatti. State partecipando, mi sono sentito poco fa con Stefano, c'è una partecipazione, adesso qualcosa sembra che si stia muovendo, però più sono, meglio sono le testimonianze. E anche in questo caso mi rivolgo, amici miei,
non ragionate per partito preso. A chi crede nella Bibbia, faccio l'esempio che fece Paolo quando si crearono delle divisioni, no? All'interno di una congregazione, e c'era chi diceva: io appartengo a Tizio, io appartengo a Caio, io appartengo a Cristo. Paolo disse: no, in realtà tutti apparteniamo a Cristo. Questo esempio lo faccio per chi crede, io non credo più. Io vi dico, in questo momento non dobbiamo ragionare: sì, ma io seguo quella youtuber, io seguo quel youtuber, io seguo quell'altro youtuber, e quindi quello che state facendo voi a me non interessa. No, in questo momento dovremmo ragionare: c'è un'opportunità, una sola, è come un calcio di rigore al 90esimo. Tutti insieme abbiamo la possibilità di tirarlo e di cambiare le cose. Tu, da che parte stai? Le vuoi cambiare realmente le cose? Allora, sì, partecipa insieme a noi, racconta la tua esperienza, ma non la devi raccontare a noi, noi non la divulgheremo sui social, noi non la metteremo nei nostri canali. Quell'esperienza andrà a nutrire la proposta di legge per cui ha lavorato Stefano, darà peso a quella proposta di legge, e se domani quella proposta di legge sarà accettata, tu sei stato partecipe di un grandissimo cambiamento. Da che parte stai? Rispondi a questa domanda, e in base poi alla risposta che ti dai, sei tu a decidere da che parte stare e cosa fare, se appartenere alla Costituzione o decidere di ragionare per partito preso o per youtuber preso. Una buona serata a tutti, al prossimo video.